Se non ci fossero gli ETF e se si avesse una scarsa disponibilità economica, l'unico modo per investire nell'immobiliare sarebbe quello di usare i miei amatissimi REITs, Real Estate Investment Trust. Detto questo, è molto comunque importante capire che anche se sei in un paese che ha un florido mercato immobiliare, come ad esempio gli Stati Uniti, per cui se anche tutti i REITs di quel paese, o perlomeno la maggior parte, possono dare una stabilità finanziaria, crisi come quella del 2008 o falsificazione dei bilanci o anche solo problemi localizzati possono farci perdere tutto o gran parte del nostro capitale. Oggi voglio andare a elencare i 12 REITs globali che potrebbero essere un buon punto di partenza per capire come impostare un proprio portafoglio globale diversificato di REITs, una specie di proprio ETF personale, ma ne parliamo subito dopo la sigla. Ciao a tutti e bentornati su Il Risparmio. Io come sempre sono Pasquale, il vostro amichevole risparmiatore e investitore della Porta Accanto, nonché educatore finanziario AIF ed autore del libro Da meno 35.000 a zero in 18 mesi, libro del quale trovate il link qui sotto in descrizione nel caso voleste acquistarlo. Come detto più volte, il mercato dei REITs ha la mia passione e la mia preferenza assieme a quello dei BDC. Ho cercato in questi anni di specializzarmi sempre di più in questo contesto, in questo settore, per passione, ma anche per una lunga serie di performance legate a questi indici, nonché alla presenza di forti e sostenibili dividendi che contraddistinguono queste aziende. Una manna per un investitore da dividendo come me. Come per le aziende classicamente tradate, se comprate attraverso un ETF si riesce ad avere un'ottima diversificazione, riducendo rischio e volatilità, ma allo stesso tempo si sacrificano sia i rendimenti da capital gain che quelli legati al dividendo puro. Oggi voglio provare a fare un esercizio che sia formativo sia per me ma anche per chi mi segue, creando un portafoglio REITs che inglobi al suo interno diversi settori, diverse valute e conseguentemente diverse aree geografiche o nazioni, come dir si voglia. Diciamo un modello da cui plasmare un eventuale mio ipotetico portafoglio finale fatto solo di REITs. Ne conseguo che, essendo un progetto ipotetico, non si tratta di un portafoglio fatto e finito, anche perché poi ogni azienda andrebbe approfondita ulteriormente nel proprio business, nel loro possibile vantaggio economico sul mercato di riferimento e nei propri e relativi bilanci. Per tale motivo, qui non si tratta di consigli finanziari né tantomeno un consiglio di investire, ma solo considerazioni a scopo didattico, per cui non prendete queste aziende così come ve le dico. Partiamo subito da una nazione che amo tantissimo, il Canada. Per questa nazione ho pensato di selezionare un REIT solo, si chiama Granite col ticker GRT ed è quotato al Toronto Stock Exchange. Granite è un REIT canadese impegnato in acquisizione, sviluppo, proprietà e gestione di proprietà logistiche e di magazzino e industriali sia in Nord America che in Europa. Attualmente Granite possiede 108 immobili che rappresentano circa 45,3 milioni di piedi quadrati di area affittabile, leasable area, come dicono in americano e in inglese. Fondata nel 1998, ha un dividendo del 4% circa, con un cash flow negativo negli ultimi periodi, ma con stime di crescita interessanti nell'ordine del 10% annuo. Tra gli Stati Uniti, seconda nazione in questa lista, sono andato un pochino fuori dal coro e ho scelto tre aziende. La prima si chiama Extra Space Storage, ha il ticker EXR, ha sede a Salt Lake City, nello Utah, ed è un REIT autogestito ed è membro dell'S&P 500. Al 30 settembre 2020 la società possedeva o gestiva 1906 sistemi di self storage in 40 stati, tra cui anche Washington DC, Porto Rico. I negozi della società comprendono circa 1,4 milioni di unità e circa 147,5 milioni di piedi quadrati di superficie affittabile. Offre ai propri clienti un'ampia selezione di unità di stoccaggio in posizioni comode e sicure in tutto il paese, tra cui anche la possibilità di rimessaggio barche, rimessaggio camper e rimessaggi aziendali. Si tratta del secondo più grande proprietario e/o operatore di negozi self storage negli Stati Uniti d'America. La più grande società di gestione di self storage degli Stati Uniti ha un dividendo attuale del 3,5% al lordo delle due tassazioni, ma costantemente in aumento con crescite future stimate attorno al 5,5%. Per la seconda azienda ne ho selezionato una molto più conosciuta, Double P Carey, col ticker WPC, che si colloca fra i più grandi REIT netti in locazione, triple net lease, con un valore aziendale di circa 18 miliardi e un portafoglio diversificato di immobili commerciali critici dal punto di vista operativo, che include 1215 proprietà nette in locazione che vanno a coprire circa 142 milioni di piedi quadrati. Per quasi 5 decenni l'azienda ha investito in immobili di alta qualità per uso industriale, magazzini, uffici, vendita al dettaglio e self storage. Il suo portafoglio si trova principalmente negli Stati Uniti e nell'Europa settentrionale e occidentale, è ben qui diversificato sia per tipi di proprietà
e di posizione geografica e settore. Crescita prevista attorno all'8% anno con un dividendo del 5,2% circa, mentre l'ultima società è New Lake Capital Partners con il ticker NLCP, che è un fornitore leader di capitale immobiliare per operatori di cannabis con licenza statale. Fondato nel 2019 è un triple net lease anche questo, che acquisisce proprietà industriali e commerciali attraverso transazioni di vendita e retrolocazione, acquisti di terze parti e progetti build to suit. Praticamente costruisce degli immobili proprio per quel cliente. I suoi inquilini sono stati alcuni dei principali operatori del settore della cannabis con licenza statale negli Stati Uniti d'America. A stime di crescita nell'ordine del 40%, un dividendo del 7,27%, REIT però in questo caso altamente volatile dato il settore. Per il Regno Unito ho scelto Industrials REIT Limited, conosciuta precedentemente come Stenprop, società che ha sede appunto nel Regno Unito ed è impegnata in investimenti immobiliari che si concentra esclusivamente su proprietà industriali multilocazione, cosiddette MLI, e sulla loro gestione attraverso una piattaforma abilitata alla tecnologia. Questa società, attraverso i suoi segmenti geografici, fra cui Regno Unito, Germania e Svizzera, è impegnata nella locazione di investimenti di tipo immobiliare e ha un portafoglio composto da asset diversificati nello spazio industriale. Il portafoglio è composto da tre proprietà multilocazione e quotate sia al London Stock Exchange che allo Johannesburg Stock Exchange e il ticker MLI. Stime di crescita future attorno all'8%, anche se gli earnings sono previsti in calo e ha un dividendo del 4,7%. Ci spostiamo poi in Asia, andiamo a Singapore, dove troviamo Hong Kong Land Holdings Limited, che è appunto anche questo, anche un REIT, che però si occupa di gestione e sviluppo immobiliare. La società possiede e gestisce circa 850.000 metri quadrati di immobili per uffici e negozi di lusso in città asiatiche, principalmente a Hong Kong e Singapore. I segmenti della società sono Commercial Property, Residential Property e Corporate Properties. Il suo portafoglio di Hong Kong Central rappresenta oltre 450.000 metri quadri di proprietà di primo ordine. L'azienda ha anche vari progetti residenziali a uso misto in fase di sviluppo nelle città della Cina e del sud-est asiatico. A Singapore la sua controllata MCL Land Limited opera come sviluppatore residenziale. Ha il ticker H78, ha una crescita stimata attorno al 38% su base anno e un dividendo del 4,4%. Restiamo in Asia e rimaniamo in Cina in questo caso e ho selezionato questa azienda che si chiama China World Trade Center. Ha un ticker che è 600007. China World Trade Center gestisce sviluppi commerciali a uso misto in Cina. Il portafoglio immobiliare della società comprende China World Offices, che fornisce spazi per uffici, China World Mall, che ha circa 300 negozi specializzati, China World Hotel con circa 584 camere e 69 appartamenti, poi ha China World Summit Wing che comprende 268 camere e suite, 4 ristoranti, 2 bar e una lounge, 4 sale da pranzo private, una spa, un centro benessere e strutture per banchetti e matrimoni e Hotel Gen con 450 camere situate a Pechino. Il portafoglio di proprietà comprende anche China World Apartment con una gamma di strutture per lo shopping, come centri commerciali, hotel e torri di uffici. Poi ha anche China World Century Towers, che consiste in due enormi grattacieli residenziali con 25 piani con un totale di 378 unità. Inoltre possiede anche alcune sale espositive. China World Trade Center ha stime di crescita del 7% su base annua e un dividendo del 4%. Andiamo in Sudafrica, qui ho messo una sola azienda, Action Limited, che si impegna in attività immobiliari di sviluppo in Sudafrica e a livello internazionale. Il suo ticker è ACS, quotato allo Johannesburg Stock Exchange, e il portafoglio di investimenti di questa società comprende 8 proprietà al dettaglio, inclusi centri commerciali regionali, una proprietà industriale leggera e una proprietà ad uso misto, nonché una proprietà commerciale di tipo internazionale. Sviluppa progetti di centri commerciali regionali, centri comunitari, centri di convenienza e centri di quartiere, nonché anche proprietà industriali e o commerciali. Società che è stata costituita nel 2014 e ha sede a Centurion in Sudafrica. Action Limited è una filiale di Fortitrax Property Limited, a stime di crescita attorno al 22,5% e un dividendo del 3,6%. Andiamo dagli zii Ossi in Australia, qui ho preferito selezionare due aziende. La prima è ServCorp, trattata da me in alcuni video tanto tempo fa, con ticker SRV. ServCorp fornisce servizi dirigenziali, uffici virtuali, coworking e IT, comunicazioni e servizi di segreteria. Offre soluzioni per uffici, servizi di uffici virtuali come indirizzi commerciali, segreteria e receptionist. Inoltre della posta e servizi di risposta telefonica, ha anche servizi di coworking e sale riunioni. L'azienda opera prevalentemente in Australia, Nuova Zelanda e sud-est asiatico, ma anche in Stati Uniti ed Europa e Medio Oriente. Si tratta, come si può vedere, di un REIT molto particolare. Ha stime di crescita attorno al 15,5% e un dividendo del 6,5%.
È stata fondata nel 1978 a sede a Sydney, in Australia. La seconda azienda è Ingenia Communities, che è uno dei principali gruppi immobiliari australiani, che possiede, gestisce e sviluppa un portafoglio crescente di comunità per stili di vita e vacanze nei principali mercati urbani e costieri. Ingenia fa parte dello Standard & Poor's ASX 200 con una capitalizzazione di mercato di oltre 1,2 miliardi di dollari australiani ed è quotata comunque all'Australian Stocks Exchange, come detto prima, la ASX. Il ticker INA ha una crescita stimata del 14,5% e un dividendo del 2,5% circa. Veniamo in Europa, in particolare in Germania. Qui ho messo un'azienda, LEG Immobilien SE, che era precedentemente nota col nome di LEG Immobilien AG, società tra l'altro della quale ho parlato in alcuni miei video precedenti. Possiede circa 166.300 proprietà di affitto e circa 500.000 residenti. La società genera ricavi dalle sue attività principali di noleggio e leasing. Concentra tutti i suoi sforzi sulla fornitura di alloggi a prezzi accessibili a un prezzo equo per ampi settori della società. Nell'ambito della sua offensiva di nuove costruzioni mira anche a dare un contributo sociale agli alloggi, creando gli alloggi finanziati privatamente e pubblicamente. Come dicevo prima, è quotata col ticker LEG, ha una crescita stimata attorno al 4% in termini di fatturato e un dividendo del 5,2%. Rimaniamo in Europa, in particolare dei nostri cugini francesi, in Francia. Qui ho selezionato Nexity S.A. Nexity S.A. si occupa dello sviluppo immobiliare residenziale e commerciale con sede a Parigi, in Francia. In qualità di sviluppatore di immobili residenziali, la società gestisce soluzioni di case singole, condomini e il pieno sviluppo di quartieri completi di case disponibili per l'affitto o l'acquisto, ma anche spazi commerciali e strutture pubbliche. Ha varie filiali impegnate in diverse divisioni come Nexity Enterprises, specializzata in grattacieli, nuovi uffici, poi a Geprimi, che è specializzata in magazzini, centri di distribuzione e unità a uso misto. A Nexity Services, che fornisce servizi durante ogni fase di progettazione, acquisto, gestione quotidiana, ristrutturazione e vendita. È un gruppo che è attivo anche a livello internazionale ed è presente in Belgio, Spagna, Italia e Portogallo. Ha una stima di crescita di fatturato attorno al 5% e un dividendo del 9,5%. Bene, spero che questo contenuto sia stato di tuo gradimento. Se così fosse, ti chiedo per cortesia di lasciare un bel pollice in su per l'algoritmo YouTube e un commento per farmi sapere cosa ne pensi di queste aziende. Nella sezione commenti lasciami anche degli spunti di riflessioni da condividere con me e con la community, e se poi sei nuovo sul canale, ovviamente ti chiedo se hai piacere di iscriverti e di cliccare la campanella delle notifiche affinché tu non possa rischiare di perderti nessun contenuto successivo, che in questo modo ti sarà sempre notificato. Ti ricordo che se vuoi un appuntamento per una consulenza di educazione finanziaria trovi il link qui sotto nella descrizione del video. Anche per oggi è tutto e io ti aspetto ad un prossimo video. Ciao!